Ma voi siete qua? Io vi aspettavo nel mio laboratorio. Forza, venite! Ed eccoci qua, ciao a tutti! Allora, oggi andremo a realizzare il primo progetto dei tre in collaborazione con Panini e Tessuti. Sarà un progetto davvero particolare perché partiremo da un capo molto attuale nel nostro guardaroba, ovvero una t-shirt bianca in cotone. In questo caso io ho scelto la mia t-shirt del brand Patrice Laurien, che ho già disegnato a mano in precedenza con la scritta Happiness. Andremo a impreziosirla, andremo a renderla più attuale e più di tendenza grazie all'aiuto appunto dei tessuti omaggiati da Panini e Tessuti. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio che cosa ci serve. Prima di tutto i tessuti. In questo caso ho scelto questi colori, questa gradazione di colore. Sono tutte strisce, ognuna ha appunto due strisce per ogni colore, lunghe 150 e alte 15 cm in questa gradazione di colore che andremo a cucire al di sopra della t-shirt. La t-shirt bianca, una matita per segnarci appunto dove andremo a cucire le nostre fasce, un righello, il nastro da sarta, alcuni spilli e tutti i filati che ci serviranno per cucire le nostre balze sulla t-shirt. Quindi ora non rimane che metterci al lavoro. Andiamo! Bene, ho disposto sul mio banco di lavoro la mia t-shirt. Allora, ho scelto questo tessuto di Panini Tessuti perché è un misto cotone. Quindi adesso andremo ad inserire queste fasce rendendole balze, quindi rendendole arricciate sulla nostra t-shirt con questa gradazione di colore. È un cotone piuttosto sostenuto e molto croccante, molto ideale per appunto realizzare queste balze tutte arricciate. Sul sito di Panini Tessuti trovate tantissime altre gradazioni, dal blu al giallo al verde, ma io ho scelto appunto la gradazione molto calda che dal giallo arriva al rosa. Quindi adesso ci andiamo a segnare sulla t-shirt delle tacche che indicano appunto il punto in cui andremo a cucire le nostre balze arricciate. Allora, io ho scelto una maglia con una taglia ML. Voi potete scegliere la taglia che più preferite. Quindi voglio iniziare con le balze appena sotto la scritta Happiness, quindi appunto dove c'è questo segno qua, andrò ad attaccare la prima balza di colore giallo o rosa, comunque seguendo questa gradazione. Dopodiché, siccome voglio che le balze siano un po' accavallate, la seconda balza andrò a cucirla ad una distanza rispetto alla prima di 8 cm, quindi mi segno 8 cm e così via. La terza a 16 cm in modo che si accavalli leggermente con la seconda, la quarta a 24, la quinta a 30 cm e l'ultima a poco prima appunto della fine della t-shirt. Le distanze sono tutte di 8 cm per un numero di tacche ovvero uguale a 6. Quindi la prima sarà sotto la scritta, la seconda una distanza di 8 cm, la terza una distanza da 8 cm rispetto alla seconda e così via, sempre la distanza di 8 cm da quella precedente. Queste tacche me le segno anche ai laterali e me le segno anche sul retro della t-shirt.
Bene, realizzate le tacche sia sul davanti che dietro della t-shirt, facciamo un piccolo passo indietro. Quindi andiamo a vedere appunto come rifinire queste strisce. Allora, come potete vedere, le mie sono già state rifinite, ovvero le ho passate su tutti e quattro i lati. Ho passato appunto la taglia e cuci della stessa gradazione di colore della striscia. Quindi ogni striscia è lunga, appunto, come vi dicevo prima, 150 per un'altezza di 15 cm e per ogni colore abbiamo due strisce. Quindi prima di attaccarle, quindi prima di cucirle alla t-shirt, andiamo a rifinirle con la taglia e cuci in modo che poi dopo sono tutte pulite e ordinate. Quindi che cosa succede adesso? Per ogni striscia andremo a collegare le due strisce sul lato più corto, creando un'unica striscia molto lunga, quindi lunga 3 metri e sempre alta 15. Lo facciamo per tutti i colori, quindi colleghiamo la parte più corta, sia per la parte destra che poi per la parte sinistra, creando così un'unica fascia lunga 3 metri. Bene, andiamo a vedere più da vicino che cosa ho fatto. Allora, ho unito le due estremità delle due fasce creando un'unica fascia lunga 3 metri e l'ho realizzata appunto con questa cucitura diritta a circa 5 mm dal bordo. Quindi questo è come si presenta al suo interno, ovvero a contatto con la t-shirt, e questo è come si presenterà il tessuto al suo esterno, tutto pulito e ordinato. Poi, dopodiché ho realizzato il punto filza. Il punto filza è questo che potete vedere, è un punto molto largo di circa 6 mm che si realizza anche a macchina e serve in tanti casi, serve per collegare, per cucire due tipi di tessuto, serve per imbastire e in questo caso serve appunto per arricciare tutta la nostra balza. Ne ho realizzate due, quindi due punti filza per rendere la balza più omogenea e più fitta. E un consiglio: prima e dopo del punto filza, lasciare sempre un po' di filo in modo da non faticare dal momento che andremo poi a tirare i fili e creare la ricciatura su tutta la nostra balza. Quindi adesso che cosa succede? Tirando i fili che abbiamo lasciato all'inizio e alla fine della nostra cucitura, andiamo a creare appunto la nostra arricciatura su tutta la balza. Dobbiamo stringere la balza fino ad arrivare appunto alla misura della circonferenza della nostra t-shirt. Quindi se la nostra t-shirt misura circa 100 cm di circonferenza, noi chiuderemo la nostra balza, quindi andremo ad arricciare la nostra balza fino ad arrivare appunto ad una dimensione di 100 cm, quindi un metro. Bene, quindi il processo di collegare le due fasce, fare il punto filza, fare il doppio punto filza, arricciare tutta la balza e poi vedere se appunto è della stessa dimensione della larghezza della nostra t-shirt, è un processo che dobbiamo ripetere per tutti i colori delle balze che abbiamo scelto. Quindi in questo caso lo ripeterò per tutte queste balze di questo colore che ho appunto scelto. Quando finiamo di arricciare tutta la nostra balza, chiudiamo i fili che ci sono rimasti facendo un piccolo nodino. Questo serve appunto per bloccare l'arricciatura e per non farla scappare. Quindi chiudo di qua e chiudo questo. Thank you.
taglio i fili in eccesso e rendo omogenea tutta la radicciatura. Quando tutta la radicciatura sarà ben sistemata, proseguo con la balza del colore successivo. Ed eccole qua, tutte le balze arricciate e pronte per essere cucite sopra la t-shirt. Guardate che colore, che meraviglia, sembra un arcobaleno. Allora, questo tessuto si presta davvero bene per l'arricciatura e i colori sono davvero brillanti e luminosi. Quindi detto questo, proseguiamo con il nostro lavoro. Quindi prendiamo la t-shirt e iniziamo appunto con il cucire la balza più esterna, la balza più in basso. Questo è per appunto per facilitare il lavoro. Allora, quindi prendiamo l'ultima balza e andremo a creare appunto una cucitura proprio in mezzo alle due filze. Rendiamo omogenea la radicciatura e poi creiamo questa cucitura che andrà a bloccare, a fermare la balza sopra la nostra t-shirt. Creeremo questa cucitura per tutta la circonferenza della nostra t-shirt. Iniziamo con la balza rosa, quindi la più in basso, per poi proseguire fino alla balza gialla. Quando abbiamo reso uniforme tutta l'arricciatura della nostra balza, andiamo a puntarla sull'ultima tacca che ci eravamo fatte all'inizio. Dopodiché, quando puntiamo tutta la balza sopra tutta la circonferenza della nostra t-shirt, andiamo a macchina a realizzare una cucitura a zigzag. Attenzione, non realizzeremo una cucitura diritta, perché la prima volta che andiamo a indossare la nostra t-shirt, che è elastica, il punto è possibile che si strappi, perché noi andiamo a cucire un tessuto fermo su un tessuto elasticizzato. Quindi è ideale usare la cucitura a zigzag, in modo che il nostro punto, quando andremo ad indossare la nostra t-shirt, non salti, non si strappi. Bene, adesso che abbiamo puntato tutta la nostra balza su tutta la circonferenza della nostra t-shirt, andiamo a macchina a realizzare il punto zigzag. Il punto zigzag è ideale appunto in questo caso perché è più morbido e più elastico rispetto a una normale cucitura diritta. Quindi, adesso che è tutta puntata, andiamo a macchina a cucire. Questo procedimento lo facciamo per questa balza e per tutte le balze successive. Quindi puntate tutte le balze e cucite tutte le balze con il punto zigzag, il nostro capo sarà terminato. Ed eccola qua, la nuova t-shirt a balze, arcobaleno, che nel frattempo è diventato un mini abito cucito e indossato. Che ve ne pare? A me piace davvero tantissimo, è super estivo, coloratissimo e super frufru. Poi la balza è davvero di tendenza per quest'estate. La stoffa di panini tessuti è assolutamente ottima per questo tipo di lavorazione, perché è sostenuta ma allo stesso tempo morbida al tatto. E i colori? Beh ragazzi, faccio giudicare a voi.
Quindi adesso non rimane che farmi vedere voi la vostra t-shirt abito arcobaleno, perché il progetto che vi ho mostrato è davvero molto semplice e veloce da realizzare, ma di super impatto. Per oggi è davvero tutto. Vi ringrazio per avermi seguita. Un bacio da Patrice Laurien e a presto. Ciao!